Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Ovviamente sono andato avanti nelle missioni, ci sono notizie interessanti su eventi ancora più lunghi del normale e questo sarà una cosa un po' particolare. C'è stato, se non erro, un aggiornamento, io ancora non ho aggiornato, però ovviamente sono state introdotte delle cose nuove, delle pedine nuove per gli eventi che verranno. Ok, andiamoci a fare una piccola lista. Ricordiamo sempre la Scopoli ha messo la login restrizione, quindi la restrizione ai log di Facebook. Quindi se fate slog e relog ogni volta rischiate di essere bannati per 24 ore dopo 5-6 volte che lo fate. Quindi tanta roba, state attenti, specialmente voi da iPhone, perché lo dovete fare per forza anche per fare il metodo. Ok, quindi andiamo avanti. Poi andiamo a vedere qui, abbiamo i cosi giornalieri di oggi e di domani, del domani e del 7, quindi sapete la lista completa dei premi, quelli giornalieri. Giustamente oggi c'è da fare, tira 5 volte, completa una rapina, potenzia 3 landmark, quindi 3 posizioni sul tabellone. Andiamo avanti. Affetta e taglia, che è quello che c'è oggi, ovvia Mons, andremo avanti con questo torneo due giorni, è impossibile vincerlo come al solito perché sono quelli che già hanno 100.000 e passa, però comunque porta punticini e dadi. Andiamo avanti, questo è l'evento grosso che ci sta adesso, questo è tre giorni se non erro, no, due giorni con stazione. Abbiamo ovviamente negli ultimi step, io dovrei essere al 38, quindi fatti 3.000 punti avremo 10 minuti di per 1.000 che ci porteranno ovviamente a combattere per la bustina viola e per l'ultimo risultato 6.500, ok? Tanta roba, veramente grosso. Ok, proseguiamo. Poi ci abbiamo qua Ale, ok. Firework Fortunes, questo è quello nuovo che a me mi preoccupa tantissimo. Allora, già vedete che ci sono i picconi, perché ci sarà l'evento scavo, avete capito bene. Non è stato annunciato prima, ma io già lo so. 6.500 dadi, 43 soglie, un evento, 4 giorni. 4 giorni, se sono pazziti questi. Vabbè, pick up, quindi con i cerchietti all'interno della mappa, quindi del tabellone. Lo stesso ci sono i vari martellini. E ci sono 18.100 dadi totali. 43 soglie non sono più del solito, eppure sono 4 giorni. Va. Andiamo avanti. Torneo un giorno, Independent Star, quindi stella indipendente. 4.000 dadi, 1.300 quelli finali. Ovviamente sempre meno dadi del dovuto perché ci sono i picconi. C'è l'evento scavo, ok? Poi andiamo avanti, scusate, c'era quella sveglia. Sunset Treasure, ovviamente è l'evento scavo che ci dovrebbe essere oggi alle 3. Abbiamo scudo e abbiamo pedina nuova. Ovviamente fanno parte del nuovo aggiornamento, quindi sicuramente vi obbligheranno a mettere nuovo aggiornamento. Ecco qua le cose che ci sono state col nuovo aggiornamento. In realtà ci stanno anche altre cosine che però sono vecchie e dovrebbero essere reintrodotte, che sono gli eventi del gelataio, quindi in pratica la collaborazione di fare cose, però invece di fare torte e acquari facciamo i gelati, ok? Però per adesso ancora non si sa precisamente la data. Allora, intanto devo ringraziare questi ragazzi che mi hanno mandato ovviamente le carte. I primi non si vedono perché come al solito se bugga delle volte si stringono le carte, non si sa perché. Riesco a salutare intanto Pietro Giametta, Mati, che probabilmente sono tutte e cinque quelle carte, anzi quattro. No, cinque perché c'è pure quella sotto, ok? E l'altro ragazzo non riesco a capire chi è. Vi ringrazio comunque per le carte perché mi date una grande zampa con i doppioni. Poi abbiamo qualcos'altro, gli eventi, eccoli qua, gli eventi giornalieri, abbiamo mega rapina stamattina, tra le 9 e le 14.59. Alle 3 inizia minigioco, eccolo qua, ricerca del tesoro al tramonto, che è quello che abbiamo visto prima. Evento Firework Fortunes, quindi alle 3 inizia il nuovo torneo, quindi precisamente abbinato al minigioco del, appunto, ricerca del tesoro, perché ci sono i picconi, quindi era scontato che iniziasse allo stesso momento. Torneo Independent Star invece parte stasera alle 8, ok? Gira la ruota, vabbè, niente di eccezionale, per domani c'è afferra la grana assicurato. Va bene, andiamo in gioco, vediamo un po' che riusciamo a combinare nella puntata di oggi. Ovviamente siete un pochino meno ragazzi, quindi cercate di supportarmi di più, più mi piace, più condivisioni, perché quando stiamo ovviamente verso il centro di luglio la gente va in vacanza, quindi siamo di meno per il momento, fino a che non si torna, io sarò ancora qua. Mi troverete ancora qui.
Allora, intanto vediamo amici, contro amici, tripli amici. Ok, cassa community. Allora, quei 10 minuti di per 1000 potrebbero essere la nostra salvezza come la nostra distruzione. Anche perché oggi ho tantissimo da registrare. Non so neanche se riuscirò a finire l'evento sopra. È un macello. E torneo probabilmente riusciamo a finirlo perché siamo molto vicini. Ma evento e su 16.000 punti sulla rapina la vedo leggermente tosta. Anche perché, ripeto, questo evento finisce prima del solito. Finisce il 3, cioè il 3 alle 3. Quindi è pazzia. Ok. Ma c'è un po' di bonus amici sperando in una bella cassa community. Allora, ieri ho fatto, ripeto, una bella giocata come avete visto. Dovrei aver preso, se non erro, altre due o tre carte nuove. Oh, mancano due personcine. Una? Dai, dammi il po' 50. Vabbè, fa un beccolo di uno a fianco. Dai, ma che è? Ma che cattiveria è? Vabbè, andiamo avanti. Mi pare che il gioco c'è da soddisfazione. Allora, io vedo 7 richieste. Ovviamente sono tutte richieste di invio. E le richieste di invio non le accetto. Le richieste di scambio le accetto solo se ovviamente c'è qualcosa in cambio di buono. E ovviamente se avete fatto la richiesta nei commenti. Io ve lo ricordo sempre, ma voi non mi ascoltate. Oh, promo infinita, che roba è? Ok, gratis, 10 dadi. Va bene, tristezza, ma sempre buoni. Non si sputa mai sulla roba gratuita. Siamo a 154.000 perché ovviamente ci siamo rialzati un po', raga. Vai, gratuito. Piano piano, un pezzo alla volta, mozzi e bocconi, rimaniamo stabili. Fino a che non arriva, diciamo, il completamento dell'album. Allora, a quel punto, siamo alla grande, perché riprendiamo 20.000 dadi, quindi 170.000, se fa un piccolo passetto. Ok. Allora, l'evento è totalmente station, probabilità imprevisto. Quindi dobbiamo contare sempre quello. Posizione, imprevisto, stazione. Ok. Tipo adesso, posizione, stazione, ottima. Sempre se l'acchiappiamo. Non è detto, eh. Infatti ho fatto 11, cioè pazzia. Ok. Posizione buona pure per di qua. Se tiriamo corto c'è sta l'impresa. Se tiriamo medio c'è sta la stazione. E se tiriamo normale magari prendiamo l'armor. Ovviamente io liscio tutto. Allora qua potremmo prendere probabilità. E invece Prison. Guarda, raddoppio? Ce lo fai il raddoppino? Niente, non sia mai. Stiamo a cominciare malissimo oggi, eh. 5-4, subito malissimo. Niente, tutti i tiri brutti brutti, eh. Ok, almeno probabilità ci ha dato un po' di aria. Allora, 4, 5, 6. Posizione buona di nuovo per stazione. Allora, diciamo che questo è un evento molto buono se vi escono i tiri in modo corretto. Ma è un evento bruttissimo se non riuscite a passare su stazioni. Anche perché c'è solo stazioni. Cioè, nel senso, probabilità imprevisto sì, danno 200-300. Però non è detto che ci passi. Sono sempre cose molto evitabili. Oggi sta sveglia, deciso di rompere. Intanto attacchiamo Ibrahim. C'ha due distruzioni. E niente, c'ha lo scudo. Nulla di fatto. Devo andare a controllare i miei. Ok. Però intanto viaggi dello chef è quasi pronto. Là non mi ricordo se era l'ultima fascia. 27, 28 non è manco l'ultima. Aiaiai. Allora proviamo da qua. Magari prendiamo probabilità. Te pare? Questa comunque delle volte il gioco quando si impegna. Ecco, guarda, riesce a fare 3 a per 1. Ovviamente questo ci permette di andare a controllare i nostri come stanno conciati. Allora, vedo un Paolo, che potrebbe essere il nostro Paolo, che sta scudato però, ok. Però c'ha la roba distrutta, quindi potrebbe non avere tanti scudi. Va bene. Allora, da qua potrei prendere probabilità, però quanto mi conviene? Infatti. Allora, facciamo un altro viaggetto, 5 una 6. Ce n'è molto brutta. Qua è buona. Vediamo un po' se riusciamo a prendere o imprevisto station. Nessuno dei due. Andiamo oltre. Molto oltre. Ok, imprevisto niente. 200 punti. Siamo un po' sfortunelli, posso dirlo? Ecco qua e attiviamo il per 1000. E mo' arrivano i guai. Anche perché riuscire a prendere a per 200, perché di più non ci andiamo, sarà molto difficile. Ecco, guarda caso, vado a sprecarmi un imprevisto. Guarda, mo' è rapina, eh. Guarda, hai visto? Il gioco è preciso come un orologio quando vuole prenderci in giro. Ok, andiamo a dritto. Allora, posizione. Abbiamo la posizione per l'imprevisto, ma non abbiamo la posizione. Dai, però. Niente, il gioco non me vuole, fanno avanti, raga. Oggi la vedo brutta. Andiamo da Paolo. Andiamo ad abbassare Paolo, almeno siamo sicuri di attaccare Paolo. È presa e carica poi sto gioco, ci dà una grande soddisfazione. Eccolo Paolo.
Ovviamente c'ha, penso, ripeto, uno o due armor perché c'ha tante distruzioni, quindi può essere armor di recupero. Che se no uno l'avrebbe già ricostruito. Per non far attaccare. Ok, proviamo. Olè, niente, c'ha il secondo scudo. E ora due scudi ci sono. Ci mancano due scudi. Se tutto va bene. Il problema è che abbiamo 8 minuti e non riesco a mettermi in posizione. Ok. Per 500. Vai, ho preso qualcosa. Station e distruzione. Peccato. Vabbè, però è buona. Allora, io vado un attimo a controllare i soliti. Soliti ragazzotti. Paolo, andiamo dopo. Vediamo un po' Olimpia. Che magari è distratta. Siamo fortunelli. Chi lo sa? In tempo, anche perché con 10 minuti per 1000. Poca roba se può fare. Ok, nulla, Olimpia sta messa bene. L'altra era Gilda. Gilda. E se no proviamo ad attaccare alla ragazza di prima. La ragazza, Paolo. Sta un po' rincoglionito, scusate. Il caldo come al solito rompe le scatole, un po' di raffreddore mattutino. Sto registrando pur sempre alle 8. Niente, Gilda sta messa benissimo e proviamo ad attaccare a Paolo. Vediamo un po' che ci dice. Un po' se siamo fortunati. E credo relativamente poco la mia fortuna. Non mai. Ok. Tanto due scudi l'abbiamo tolti. Quindi il massimo male che va ce n'è altri tre. Voilà. Comunque è per 500. Quindi i punti sopra li facciamo. Oddio, non ce l'aveva più. L'abbiamo finiti. Perfetto. C'è andata di lusso. Zitti. 2500 punti su e 2000 punti su torneo. Buono, buono, buono. Riprendiamo pure qualche dado. Comunque abbiamo tirato a per 500. Va bene. Siamo sulla bustina sopra in maniera molto forte. Ci piace. Ok. Riprendiamo position e cerchiamo di tirare un altro tiro da 500. Fatto bene su station se ce la facciamo. Però il problema è trovare posizione. Tanto il problema è sempre lo stesso, ragazzi. Gioco, se non trovi posizione in tempo perdi un sacco di tempo. Allora me la rischio di nuovo per 500 da qua, ti prego, fammi sognare. Niente, Bryson, dammi il raddoppio, ti prego. Anche piccolo, anche doppio uno. Un beccolo. Niente. 500 da qua, 6, 4, sì, vabbè. Proviamo di nuovo. 4, 5, 6, liscio di due. Sto droppando un sacco di dadi solo perché voglio prendere il per 500 che non sto prendendo. Però le stazioni le prendo a per 1, capito? Mannaggia a me. Ah. La sto rischiando troppo per dei bonus che effettivamente, per quanto sia la bustina, sì, la riesco a prendere pure nel pomeriggio. Però forse è il caso di ritornare a fare a per 200. Allora, da qua la posizione è buona, è quello che mi dà la richiesta di fare attacchi buoni. Niente, 1500 però. Buono, uguale. Un po' sprecati però, città. Ok, 3, 1, 4. Anche da qua in realtà potrei provare il per 500. Vediamo un po' che mi dice. 6, 1, 7, liscio. Vabbè. Siamo ancora sopra i 150.000, ma mo dropperemo piano piano. 100, 100. Allora, ovviamente tiro che è andato ben oltre. Riproviamo il per 500 da qua. 6, 7, 8 mesa armor. Quindi diciamo, ci siamo salvati dei dadi, però nulla di fatto. 5, 3. Il problema tanto è il torneo. No, il torneo lo dovremmo riuscire a portare avanti. Il problema è sopra, perché poi dopo ho visto quanto richiede per poter completare l'evento finale. 4, 1, 5, bellissimo. Dammi rapina, te prego. Rapina 500. Sì. Rapina 500. Vai. Ok, dammela tranelli. Niente, tre banconote. Ma accontento però. È tanta roba uguale. Tantissima roba uguale. 2005 sopra. Quindi bustina viola a casa. E siamo a metà per il penultimo, se non erro, e dollari. Ah, oh, carta nuova, dorata. Trionfo magnifico. Yeah. Dai così. 6.000 sul torneo. Ovviamente il torneo non lo vinciamo, raga. Però almeno arriviamo all'ultimo step. E ci riportiamo un po' dei dati. Non dico bene, ma dico a paro. Ma comunque, riusciamo a fare qualcosa. Ok, posizioniamoci se possiamo. Bello, per 500 da qua. Vai, magia. Imprevisto dadi. E chi ti dice niente? Oh. Complimenti.
Questo per 500 sta fruttando leggermente, cioè nel senso siamo comunque leggermente in drop, però è un drop minimo per ora. E abbiamo fatto dei tiri che hanno portato quasi alla fine viaggio dello chef. Allora, diciamo che questa non è una buona posizione, me la potrei pure rischiare per l'imprevisto, ma 4-3-4-8, niente. Tiri corti che mi preoccupano. Allora, qua potremmo pure rischiarcela. Vediamo un po'. 6 e 6, 12, forse imprevisto, ti prego, imprevisto, nulla. Nulla di fatto. Allora, questa è una posizione che non mi piace, è troppo corta. Questa è una posizione buona, il problema deve passare sopra qualcosa almeno. Dai, però no, questa è cattiveria. Nulla di nuovo. Siamo sotto i 150.000 tra poco. Ok, 4, ovviamente stazione che diventa distruzione. Che rapine ovviamente sono rare. Prima l'abbiamo beccata proprio per la fortuna completa. Ok. Allora, continuiamo posizione. Mancano 3 minuti, ma dai, però 6 e 4 veramente è tristezza, dai. Mi dà un urto a me sta cosa delle volte. Per quanto te puoi inventare, sta sempre la maledetta 10 che sta dietro all'angolo. È la cosa più scomoda e fastidiosa che esista, che poi te la fa per 2-3 volte. E non dovrebbe succedere secondo le probabilità. Ricordiamo che è un gioco di probabilità, che ormai le probabilità se le giocate. Giusto perché vuole cercare di fregare i fuffaroli, perché vuole guadagnare di più, ovviamente. Va per 500, vai, una price o raddoppio, dai, faccela raddoppio 500 adesso. Dai, non ci hai fatto raddoppio fino a mo'. Niente. C'è verso, non c'è verso. Nulla. Ok, 5, guarda il 5-5, che ci fa perdere tempo. Adesso magari viene 5, ok. Allora, non mi piace questa posizione, cioè sarebbe buona, ma non è buono il contesto, c'è poca roba in mezzo. Questo è un 6. 6 la vedo veramente ardua, infatti non è andata. Siamo sotto i 150.000 di nuovo. Un'altra Bryson. Adesso se non mi dai raddoppio mi arrabbio. Vediamo un po'. Guarda, non ci credo. 4 di fila, manco un raddoppio. No, vabbè, raga, no, vabbè. Di nuovo 10, eh? Sempre dalla stessa posizione di prima. E poco facciamo 5. Ok. Dai, però niente, mi sa che questo per è andato un po'. Gni. È andato discreto, ma poteva andare meglio. Vediamo un po' se riusciamo a fare un tiro corto. Troppo corto, magari. Ok, siamo a 148.000, quindi i dati che ho recuperato ieri li abbiamo mangiati. Ovviamente. Allora, qua è la posizione migliore, tra virgolette, perché stazione, imprevisti, probabilità e scudo stanno tutti qua. Quindi diciamo che per questo evento la parte migliore è sempre qua sotto. Infatti, vedi? Imprevisto, stazione. Oh, per 500, buonissimo, all'ultimo minuto. Rapina. Va bene. Ok. Dico che sono contento, però l'ultimo per millino, anzi per 5 centino tirato, è andato discreto. Che piace. 3.500 e ci porta verso l'ultimo step che sono 16.000 punti. Infatti è quello che dico, entro le 3, con tutti i video che ho da registrare appresso, ce la faremo? La vedo relativamente difficile. Intanto abbiamo finito il torneo. Quindi 1.800 sono rientrati, quindi ritorniamo a 150.000 almeno. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere una posizione in tempo. Sembra di sì. Vai, 149.000. Ok, armor, quindi è come se non avessimo tirato questo tiro, appunto. Mettiamoci in position, niente. Prendiamo dollari che ce li sbattiamo al naso, come sempre. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare prima di 12. Ok, proviamo. Vai, facciamo questo ultimo droppino. 617, liscia. Ok. E ora, ovviamente, tanto la posizione in tempo non la prendo, anche se questa potrebbe essere contata come posizione. Vaffanbecco la società. Siamo a 149.000, va bene. Quindi il drop è scontato che c'era. Siamo all'ultima soglia, 16.000 punti. 16.000 punti, allora 15.000 vorrebbe dire che ci vogliono 15 tiri su stazione per poter arrivare a 6.500. In video non ce la famo. Off ci devo provare, perché comunque là c'è una bustina viola per quanto sia. Ok, 6, 4, 10. Continuiamo a per 100, perché abbiamo ancora una ventina di minuti di tempo, quindi sembra anche il caso di caricare un po' la sorte. È così. Ovviamente sempre cercando posizione corretta. Tipo questa è la posizione corretta. Infatti station la prendiamo. Voilà. Diciamo che per 1.000 poteva andare meglio. Però ha fatto il suo dovere, eh.
il permillino 10 minuti ha fatto il suo dovere. Allora, ovviamente andiamo da Paolo. Vai Paolo, stiamo venendo a trovarti. Il torneo ormai non ci ridà niente indietro, quindi in pratica gli unici dati che andiamo a recuperare sono quelli del evento sopra. Poi c'è un evento, io, evento 4 giorni, io già sento il suono, 4 giorni. Un evento di quel tipo, secondo me lo finiamo in due e poi abbiamo 2 giorni di vuoto. Che ci famo i giorni di vuoto? Eh? Che gli dimo? Anche perché oggi è mercoledì, giovedì, venerdì, e sono due, sabato e domenica, cioè durante il fine settimana, gli ultimi due. Mi pare un po' gni come cosa, sinceramente, a dirla tutta. Allora, qua 1% lo faccio più che altro perché c'era l'imprevisto, però non ci siamo. Cioè, stavamo in posizione, ma non è andata come volevamo. Allora, a sto lato io proprio l'odio, perché ripeto, è vuoto come nulla, guarda, non c'è nulla proprio. Qua invece è più stretto, quindi è buono se uno sta all'angolo, se è così centrale no. Invece questo è l'angolo migliore, la parte in basso a destra. Ripeto, per l'evento quello stazione è uno dei migliori perché abbiamo probabilità stazione imprevisto e spesso c'è un armor. Quindi ci stanno 3 modi per prendere bonus e un modo per pararsi. Ok? Infatti stazione è presa con rapina. Vedi? Vedi? Ok. Vai così, 3 anelli. Niente male. 223. Ora vedrete solo drop perché ovviamente prima che arriviamo a buon valore per i 6.500 si sentirà il calo. E poi 15 dati, sono 1.500 dati. Ok, in pratica devo riuscire a fare. Metti 2.000 dati per prenderne 6.000. Quindi devono andare bene i tiri, è sempre quella la problematica. Ecco, questo è il punto, uno dei punti migliori da cui mettersi quando stai all'angolo. Invece questo è proprio il meglio del meglio. Stazione, probabilità, previsto. Ovviamente riesco a lisciare pure qua io perché mi impegno, nel senso, un po' ci si mette Monopoli, un po' me ci metto io con la fortuna che ho. E tutto scrocchia. Ok. Allora, per 100 da qua. 5, 6, 7. Liscio di 1, te pare. 6, 7, 8 armor, va bene. Che mi raccontate, raga? A parte il caldo atroce, io li leggo i commenti, leggo dei bellissimi commentoni lunghi lunghi che mi piacciono. Me li sto leggendo piano piano, un pezzo alla volta, tutti. Perché mi piace sentire le vostre situazioni, mi piace sentire le difficoltà del gioco, mi piace sentire anche cosa stare facendo di bello in questa estate calda. Anzi, mo sti giorni è pure piovuto. Oggi forse dovrebbe ripiovere da noi, da quello che dice il meteo. Però ci credo relativamente poco perché fuori ho visto un bel sole per ora. Anche se c'è un'umidità nell'aria che ammazza, eh. Noi qua dalle parti nostre a Colleferro l'umidità c'è sempre. Però oggi si impegna, eh. E oggi c'è un sacco di cose da fare, di video da fare perché c'è sta Brawl che finisce il pass e devo cercare di prendere il Brawler nuovo. Il coso, come si chiama? L'unicorno. E quindi devo per forza registrare adesso di mattina. Poi ovviamente c'è Jurassic che è da continuare. Poi ci dovrebbe essere, se riesco stasera a farlo uscire, Wuthering Wave, no Wuthering Waves, Zenzone Zeros, che praticamente sarebbe il nuovo gioco della catena di Genshin. Futuristico, molto carino. Intanto vedo Felice tutto distrutto. Ciao Felice, chi sei? Quando ti ho attaccato a te? Devo controllare se è Felice uno dei nostri. C'è tutto distrutto. Ok. Prendiamo un 100 da qua. Oh, finalmente un bel 10. Quindi c'è Paolo e Felice. Vediamo Felice. Perché adesso abbiamo cioccato. Magari è rimasto a non giocare. Quindi abbiamo tutto il tempo. Quello è un attacco mio vecchio poi. Mi sa che Felice non sta giocando più a Monopoli. Ai ai ai. Ciao Felice, ti saluto se ci vedi. Se ci osservi. Mi dispiace che hai smesso di giocare. Felice, noi siamo qua. Puoi venire a ritrovare l'affettino. E voilà. Niente mele. Vai, Monopoli. Ok. E abbiamo fatto altri 500. Siamo a 4.000 su 16.000. Finimo mo. No, ripeto, in video non riesco a completarlo. E dovrò mettere dopo, tra un video e l'altro, mentre sta a caricare, magari. A giocare a bestia, perché sennò è uno problema. Poi devo pure trovare la posizione. Controllo la posizione, è tutto un girare come sto facendo adesso. Quindi è una grande problematica. Però
Ok, andiamo a per 100 da qua. 5-3, vuoto. Proviamo il tiro grosso. 9, forse è uscito, eccolo. Ovviamente distruzione. Che rapine, cioè fanno guarda col binocolo. Non è più il nostro interesse la rapina, diciamo la verità. Diciamo che anche questo caricare e andare a vedere chi ci sta è un po' una perdita di tempo perché quel torneo è impossibile. Dopo vi faccio vedere i risultati, i primi stanno... Non stanno come gli altri vecchi, c'è stato uno che il primo in classifica era 300.000 punti. Questo sta a 110.000, diciamo che se uno voleva usare i dati che c'ha da parte, qualcosa si poteva inventare. Però io, ripeto, tendo a dire, i dati già sono difficili da mantenere, come sapete bene. E andiamo anche a sprecare per un torneo che indietro ci dà relativamente poco. Forse è il caso di non provarci. Io la vedo così, poi ripeto, ognuno gioca a modo suo, ognuno pensa a modo suo, ognuno c'ha i soldi in tasca che può spendere come gli pare. Ok, comunque abbiamo fatto un bel 6 con rapina, vediamo un po' la rapina se è un 3 anelli, che fino a mo'... Oh, niente, fino a mo' 3 anelli non sono usciti, di solo banconote. Grazie a Dio non sono usciti le monetine, però, insomma, qualcosa di più. 18esimi. A 18esimi si prende qualcosa sul torneo 2 giorni, in 7, 50 dadi. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace magari è che non prendo questa bellissima... Vedete, guardate i primi, 116, 114, diciamo che sono quasi gestibili. Però diciamo che fino alla decima io non posso giocare. Sto a 51.000 comunque, eh. Direi che non è male, cioè nel senso, per quanto sia, i punti sono usciti fuori. Abbiamo fatto il drop dadi che c'è stato, perché comunque abbiamo giocato a per 500. Però, ovviamente poi dopo se riesco a finire l'evento sopra, riesco a recuperare qualche dato magari a 149.000. Vicino ci arriviamo. Quindi vuol dire che comunque un po' di dati di quelli recuperati, ripersi oggi, li recuperiamo di nuovo. Ok, 516 station, perfetto. Altra rapina. E che sta succedendo? Magie? Ah, ciao Marta. Salutiamo Marta perché l'abbiamo attaccata anche in passato. Ricordo l'immagine, quindi assolutamente va salutata. 500 e siamo a 5.500, siamo a 5.15, siamo a un terzo del valore per finire il viaggio dello chef. Ok. Allora, posizione buona, altro per 100. Oh, mo i per 100 stanno andando abbastanza bene, devo dire. Non mi devo lamentare, ovviamente il drop ci sarà sempre, raga, perché non è che posso fare precisamente 2.500 dati effettivi, saranno il doppio, cioè la problematica è sempre quella. Per arrivare a un punteggio che loro pensano sia adatto, alla fine ne sprecate la stessa quantità, se non di più. Quindi dipende sempre quant'è il valore richiesto. Ok. 3, 6 e 3, ovviamente nulla. Bene, bruttissima. Posizione decente, anche se nello spazio vuoto. Vediamo un po'. Cioè, infatti, questa posizione è buona se prendiamo imprevisto. Tiro cortissimo, tiro lunghissimo, perché te pare che ti deve prendere in giro il gioco. Eh sì. Niente, il gioco ci sta prendendo in giro. Mi sa che siamo arrivati alla frutta. Quando fa così, sta dicendo: metti un punto che oggi hai dato, che per adesso hai dato. 10 trillion, raga, quasi che non servono a niente. Perché come al solito sapete che ai valori a cui siamo arrivati è inutile. Comunque ancora non è uscito un raddoppio, guardate. Neanche adesso. Allora, va bene la randomicità, ma mi pare un po' eccessivo tutti questi negativo. Ipoteticamente. Che ne pensate? Vai, andiamo da Felice. E poi stoppiamo e andiamo a fare lo scambio di carte perché siamo a mezz'ora. Vi voglio tediare troppo visto che siete tutti in vacanza. E belli al fresco, spero, o nell'acqua o da sotto un bel condizionatore ventilato. Io l'ho dovuto spegnere. Sta lì vicino a me. Non lo posso accendere se non si sente blu 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 sopra al microfono. E voi sentite poi un macello. E c'ho il faretto acceso perché poi laggiù c'è un faro di sta dimensione gigante. A parte non si vede le mie mani, quindi. Vi dico solo che. Io lo posso dire. La dimensione del faretto rettangolare è di una televisione 30 pollici. Fatevi due conti. Allora, intanto vedo amici 5, vediamo un po' che ci sta. Persone che richiedono come sempre carte dirette. Ragazzi, no. Allora, ovviamente 6200, 6, 12, 18, diciamo che siamo a poco più di un terzo. Ovviamente ho 6 ore di tempo, quindi mi dovrò impegnare per cercare di fare subito completamento. E andiamo a vedere a chi regalare le carte. Sto a 197 su 207, quindi sto a meno 10.
mancano 10 carte per finire l'album, quindi tanta roba. Per avere le carte regalo da me, come sempre, fate una lista dettagliata qua sotto nei commenti con 7-1, 7-2, 7-3, 7-14, 7-17 e così come vi pare. Poi il vostro nome in gioco, la vostra immagine profilo, mi raccomando specialmente se avete un nome comune così vi riesco a trovare e a distinguere. E poi mi raccomando, per essere miei amici, dovete assolutamente, amici in gioco, andare nel link in descrizione, lo cliccate, ovviamente vi aprirà il gioco e automaticamente vi aggiunge agli amici. Mi raccomando, dovete essere ovviamente iscritti al canale perché controllo la community. Ovviamente lasciate mi piace, condividete l'ultimo video e io controllo sempre gli ultimi video. Quindi se non vi ho regalato la carta ieri, il video, se volete, potete fare copia e incolla del commento e lo mettete nella nuova, se è soltanto per le richieste. Ovviamente mi fa piacere leggere i vostri commenti, ok ragazzi? Quindi fate quello che volete, scrivete quello che volete, io ci sono, vi leggo. Vado a vedere a chi regalare qualche carta oggi, se ho qualcosa da regalare. Prima carta di oggi la mando a Teo, mi ha chiesto una carta che sono R 4 stelle del 723. Gliela mando immediatamente, vai Teo, tutta tua, fan e buon uso, stelle della spada. La seconda carta di oggi va a Maria con la testa del gatto rosso, come ha detto lei, bellissimo il gattone. Anche io c'ho un gatto, molto carino, un po' roscia anche lei, sinceramente. E andiamo a mandargli la carta che mi ha chiesto. Vai Maria, questa è la carta che mi ha chiesto, angolo esatto. La terza carta di oggi va ad Elisabetta, gliela mando immediatamente, è una carta, se non erro, del set 17, perfetto. È una carta 3 stelle che è cera poetica. Quarta carta di oggi va a Marzae, una carta 5 stelle, ragazzi, tanta roba, del set 16, se non erro, non mi ricordo, tiro perfetto. Ultima carta di oggi va ad Anthony, con l'immagine appunto dietro del Bosco, molto bella. Invia... Ti mando la carta che mi hai chiesto, che è numeri forti. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, ragazzi. Comunque abbiamo tirato dei per 500 molto interessanti. Abbiamo visto che oggi ci sarà l'evento scavo, quindi tutti pronti, ragazzi, evento scavo. E mi raccomando, come sempre, fate tutti i procedimenti per avere carte regalo. Passate anche dal video di Jurassic World Game, mi raccomando. E probabilmente oggi uscirà anche il video di Brawl Stars, quindi tutti sintonizzati, ragazzi. Lasciatemi le like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.